E bella a tutti ragazzi, sono Gilbrega, sono qui oggi, tornato per un video veramente importantissimo se volete fare crediti perché è un metodo che sto utilizzando ultimamente e funziona veramente a pennello. Ragazzi, prima di partire però vi chiedo due favori. Il primo è, visto che questi video li amate veramente tanto e visto che anche a me piace veramente tanto farli, avrei bisogno di un solo favore, ce la facciamo arrivare a 70 likes per un prossimo episodio di questo genere? E questo era il primo favore. Il secondo è, ragazzi, come sapete io gioco sia a FIFA sia a Fortnite. Il favore che vi chiedo è, se giocate a Fortnite o semplicemente se vi piacciono i miei video e avete voglia di supportarmi, ieri ho caricato un video su Fortnite che ovviamente, come mi aspettavo, non è andato sicuramente come video di FIFA perché i video di FIFA mi piacciono veramente tanto. Il favore che vi chiedo io è, cercate per favore raga di andare a vedere il video, darmi dei consigli perché a me piacerebbe portare anche un video ogni tanto su Fortnite. C'è chi andate lì a vederlo, lasciate un bel like, un commentino e se raggiungiamo a 55 likes nel video di ieri, io domani ragazzi, solo se arriviamo a 55 nel video di ieri, io domani vi porto tre giocatori da utilizzare per lo sniping. Quindi, raga, nulla. Cerchiamo di arrivare a 55 likes nel video di ieri, a 70 in questo video. E ci becchiamo tra pochissimo con il metodo. Ok, ragazzi, il metodo che vi mostro oggi è un metodo che utilizzo molto, molto volentieri io. Ed è giocatori oro. È un ottimo filtro, raga, fidatevi di me. Campionato Serie A, nazionalità spagnolo. E voi direte, ma com'è possibile che solamente con questi tre filtri qua si possa utilizzare questo metodo per fare i crediti? E dovete andare semplicemente a mettere qua di solito filtro per sniperare e qua semplicemente andate a vedere quanto starà di prezzo. Io ho visto che a 1100 ora si vendono entro un'ora. A 1100 si vendono subito, quindi se considerate il fatto che a 1000 si vendono subito, potete semplicemente mettervi a 900 e andare a sniperare pesantemente i giocatori. Contate che io sto registrando adesso che sono precisamente mezzanotte e 14 minuti, quindi spero ne escano, ma non, cioè nel senso non usciranno tanti. Comunque noi facciamo i soliti 100 tocchi per mostrarvi quanti ne escono. Voi fatelo come sempre negli orari adatti, quindi le ore pomeridiane, quindi dalle 2 più o meno alle 4/6. E nulla, raga, andiamo a vedere se riusciamo a sniperare qualcosina. Così, al primo, Iagone, Iagone Falche, Iagone Falche, Iagone Falche, bella lì, bella Iagone, bella Iagone. Comunque, quello che posso dirvi è sniperate, poi mandate tutto alla lista trasferimenti e poi controllate dopo i prezzi perché potrebbero uscirvi dei giocatori che valgono di più. Potrebbe paradossalmente uscirvi un Kaleon, un Reina, ci mi è già capitato che escano quei giocatori lì e che valgono molto di più. Poi mi sembra ci sia anche Luis Alberto o Suso, tipo questo qua a 700, ci fa piacerissimo perché questo qua si vende a 1000, così 200 passacrediti di guadagno. E nulla, raga, noi ce li prendiamo e ce li intaschiamo. Poi vediamo se ci esce anche qualche altro giocatore. Vedete, c'è anche Luis Alberto a 500, raga. Questo qua è un filtro assurdo. Fidatevi di me, fidatevi del Gilpone. Guardate quanti ne ho già presi. Raga, è un filtro assurdo. Fatemi il favore, raga, di andare a vedere il video di ieri di Fortnite se volete ringraziarmi per questo metodo perché è veramente qualcosa di devastante, raga. Questo metodo qua mi ha fatto fare veramente tantissimi, tantissimi crediti. E se ve lo sto portando è perché ci tengo a farvi fare crediti. Anche perché portandovelo me lo rovino un po'. Perché ovviamente ci sarà più gente che lo farà. E quindi sarà molto più difficile sniperare. Sarà molto più difficile fare i crediti. Però io ci tengo che voi facciate i crediti fino a quando è possibile. E quindi ve lo sto portando. Ragazzi, a me lo cioè, nel senso, il modo più semplice e bello che potete fare per ringraziarmi è quello di andare a vedere il video di ieri, perché è un video che mi ha rubato tanto tempo, cioè no, in realtà non tantissimo, però è un video a cui ci tengo parecchio perché è un video che ho registrato con i miei amici ed è un'ottima partita, quindi fatemi fuori di andare a vederla e raga, finiamo così 100 tocchi perché, raga, assurdo sto metodo, assurdo. Cioè contate anche che è tipo mezzanotte e un quarto, quindi i giocatori non dovrebbero uscire.
Mamma mia, Iacone, Iacone fa troppi, troppi, troppi crediti. Grazie, Iacone, grazie, Iacone Falchi. Io ti amo, Iacone. Mamma mia, grazie, Iacone. Mamma mia, Iacone Falche. Che tra l'altro, non so se tutti lo sapete, ma Iago, prima di arrivare, mi sembra, al Genoa, giocava, se non erro, nel Barcellona. O comunque, o è tipo passato dalla Juve al Barcellona, perché non so se sia lo stesso Iago che c'era nella Juve. Comunque del Barcellona sono quasi sicuro. Mi sembra che giocasse. Ho visto forse un'immagine sua e di Maxi Lopez. No, ho sbagliato qua. Ho fatto l'offerta. Forse riusciamo a prendere lo stesso? Riusciamo a prendere lo stesso. Tanto questi qua poi me li vado a vendere tutti a 1000 e quindi so crediti. Sa, peccato che non sia uscito nessun altro giocatore, però ogni tanto escono, come vedete. Come vedete. Guardalo qua. Luis Alberto. Beh, cheat, raga. Appena l'ho detto, ha funzionato. Controllate sempre i prezzi, perché magari un Luis Alberto può darsi che valga di più. Non so effettivamente se valga di più, però potrebbe darsi. Quindi, raga, io vabbè, se ci cedete ce li ho ancora, perché, raga, così avevo detto, si stanno alzando ancora. Io aspetto che arrivino tipo intorno ai 2005 e poi li vendo tutti pagati, tutti i 700. Iscrivetevi al mio canale per vedere questi investimenti qua. E nulla, raga, andate a vedere i video di Fortnite. Mettete like qua, mettete like là, lasciate un commentino qua, lasciate un commentino là e ci becchiamo al prossimo video domani. Bella!